Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione, dove aumentano i positivi e le vittime da coronavirus. In totale i pazienti Covid sono 3.220 e i decessi 394. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Sono 8 i nuovi casi di positività al coronavirus in Abruzzo, 5 fanno riferimento alla ASL di Pescara, 2 a quella di Chieti e 1 all'ASL di Teramo. In totale, in Regione Abruzzo, i positivi al Covid-19 sono 3.220. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 1.255 tamponi ed è risultato positivo lo 0,6% dei campioni, ieri invece era lo 0,5%. Il bilancio delle vittime purtroppo arriva a quota 394, sono 3 i decessi più recenti. Si tratta di un 86enne di Pescara, un 90enne di Ortona e un 64enne di San Salvo. Scendono a 4 i pazienti ricoverati invece in terapia intensiva, mentre aumentano costantemente il numero dei guariti e dei dimessi, che sono 1.647 più 98 rispetto a ieri. Attualmente in Abruzzo sono positivi 1.179 pazienti, con una riduzione di 93 rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 818 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.509 alla ASL di Pescara e 647 alla ASL di Teramo. I presidenti della Regione Marche Luca Ceriscioli e della Regione Abruzzo Marco Marsiglio hanno firmato nel pomeriggio la comunicazione ai prefetti di Ascoli Piceno e Teramo, informando che con decreto delle rispettive regioni è stata determinata la possibilità per i congiunti residenti nelle province di confine di autorizzare la visita a congiunti residenti appunto in queste province a far data da domani 23 maggio. Sono dunque consentiti al momento gli spostamenti dalla provincia di Ascoli alla provincia di Teramo e viceversa, nei termini previsti dai rispettivi decreti regionali e dalla comunicazione dei due presidenti ai prefetti. Sia la Regione Marche sia la Regione Abruzzo hanno dichiarato la propria disponibilità a procedere analogamente anche con i presidenti delle altre regioni confinanti. E da giovedì inizieranno i prelievi dei test sierologici della campagna nazionale. In Abruzzo saranno chiamati a sottoporsi alla prova oltre 5.500 persone. Sono 5.561 i nostri corregionali che riceveranno una telefonata. Da questo canale, mi va di rassicurarli e anzi di dare, ecco, appunto un aiuto e un contributo valido. E verranno invitati a recarsi presso alcuni punti prelievo, circa una trentina. Da lì si capirà appunto se queste persone sono venute a contatto con persone Covid, con affette da Covid. Comincerà ufficialmente di giovedì la sperimentazione dei test sierologici in Abruzzo per capire quanti di noi hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus. È un campione scelto dall'Istat, proprio come dicevo, su fasce di età, sesso e attività lavorativa. Quindi, perché inizialmente i tamponi, ad esempio, sono stati fatti sul personale che svolgeva determinate mansioni, specie sull'attività sanitaria oppure di forze di polizia. Quindi, Presidente, per chiudere, quando si potrà avere il primo responso di questi test effettuati, secondo lei? Lo studio è diviso in due. Noi partiremo lunedì con le telefonate. Ci prendiamo 3 giorni appunto per avvisare l'utenza e da giovedì mattina inizieranno i prelievi. Entro la fine di questa settimana, lo Spallanzani, appunto, che è in collaborazione, per questo studio insieme al Ministero della Salute, vorrebbe ricevere indietro quello che si chiama appunto campione anticipatorio e rappresenta all'incirca il 20%. In base a queste prime informazioni, lo Spallanzani comincerà a dare il responso. Questo responso è utile anche per capire meglio quanto si può ancora allargare ed aprire e consentire a tutti gli italiani di riprendere una vita pressoché naturale.
L'area Vestina torna a muoversi l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne che tramite una dura lettera indirizzata alle alte cariche politiche della regione Abruzzo chiede le dimissioni dell'assessore alla sanità Nicoletta Veria a seguito del quasi totale smantellamento del nosocomio Vestino. Stefano Recanati. Dopo il periodo di pausa forzata a causa dell'emergenza Covid-19, la fase 2 è cominciata anche per l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, che si batte ormai da anni per la salvaguardia del nosocomio San Massimo. Una ripartenza con il botto, quella dell'associazione presieduta da Nicola Spoltore, che tramite una lettera inviata ieri ai rappresentanti del governo regionale, ai sindaci dell'area Vestina e al direttore generale della ASL di Pescara, il dottor Antonio Caponetti, ha espressamente chiesto le dimissioni dell'assessore alla sanità regionale Nicoletta Veri. La forte richiesta è scattata, interrompendo così il dialogo tra le parti, si legge in un passaggio della lettera, dopo le promesse disattese, tra cui quelle in particolare di lavorare alla riqualificazione del San Massimo, quale ospedale di base con sede di pronto soccorso. Ma non solo, tale richiesta è giunta soprattutto a margine della mancata presa di posizione da parte dell'assessore sui continui scippi di attrezzature personale, anche di eccellenza, che finora resiste solo grazie al loro grande spirito di abnegazione al lavoro. A gastroenterologia, come detto più volte, manca il personale. E la dottoressa, assunta per sostituire il medico andato in pensione, dopo pochi giorni è stata dirottata presso il Santo Spirito di Pescara, così come avvenuto già per l'esame in video con capsula endoscopica. La stessa situazione, continua il comitato, si sta creando nel reparto di ginecologia, laddove al personale medico viene rinnovato il contratto con destinazione Santo Spirito e non più Penne. L'emergenza Covid-19, entrato di prepotenza all'interno del San Massimo, trasformandolo in Covid Hospital, ha bloccato anche il reparto di ortopedia, vera eccellenza. Basti pensare ai numeri da grande ospedale raggiunti ogni anno. La conferma di tutto, conclude l'associazione, è arrivata anche dopo l'incontro con il manager facente funzioni Antonio Caponetti, il quale ha affermato che per il San Massimo non ci sono soldi e anzi già è tanto che non è stato definitivamente chiuso essendo un ramo secco. Per questo l'associazione, nel richiedere di essere informata e coinvolta sulle scelte future riguardanti l'ospedale, si dice pronta a tornare in piazza assieme ai cittadini vestini per manifestare ancora una volta a difesa del proprio ospedale, ricorrendo, se necessario, anche alla magistratura. Parliamo di trasporti adesso, perché nel decreto rilancio è prevista la nomina di un super commissario che dovrà attuare i lavori di messa in sicurezza sulla A24 e A25. La spesa per la riqualificazione sarà finanziata dallo Stato, che spera di recuperare i fondi europei del piano economico finanziario. Giuseppe Dintino. Un supercommissario per velocizzare i lavori sulle A24 e A25, che saranno finanziati con soldi pubblici, è quanto previsto nel decreto rilancio. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, dovrà nominare entro il 18 giugno il commissario con poteri straordinari che rimarrà in carica fino al 2025. Questo dovrà occuparsi della messa in sicurezza del tratto autostradale gestito da Strada dei Parchi, per un totale di 54 gallerie e 153 viadotti. È una norma molto importante che io ho sollecitato più volte perché ritengo necessario che ci sia un'accelerazione nei lavori di messa in sicurezza che tanto stanno pesando sulla mobilità degli abruzzesi, sul rapporto con le altre regioni. Al commissario viene affidata una task force di 10 milioni e gli vengono affidati dei tempi stretti. Entro luglio il commissario dovrà definire il programma di riqualificazione dei tratti autostradali che presentano degrado strutturale e delle gallerie dove addirittura vi è stato il distacco della volta. La messa in sicurezza è urgentissima, si utilizza 1 miliardo e 700 milioni di primo acchitto, ce ne sono ancora altri 250 milioni accantonati. Il costo sarà tutto a carico dello Stato, benché le A24 e A25 siano tra le autostrade con i pedaggi più alti d'Italia. Il gruppo Toto tira così un sospiro di sollievo, poiché secondo il decreto legge 264 del 2006 la messa in sicurezza doveva essere pagata dal gestore e i lavori sarebbero dovuti essere conclusi entro aprile 2019. Ma proprio ad aprile 2019 Strada dei Parchi chiede il commissariamento, prontamente accolto, così da scaricare l'onere sulle casse
spese pubbliche. Ci sono opere che vanno oltre la convenzione. Adesso il governo spera che sia l'Europa a pagare. L'Italia intende recuperare i 3 miliardi e 300 milioni del PEF, il piano economico finanziario, somma mai arrivata perché il governo non era riuscito a chiudere le procedure entro tempo massimo. Ci sono ovviamente dei contenziosi, dei ricorsi che il gestore ha fatto, c'è una trattativa in corso e con il PEC che è in approvazione, con il piano economico finanziario, il PEF che è in approvazione tra governo e Unione Europea, tutte queste partite di rapporto tra gestore e Ministero verranno determinate e sancite in maniera definitiva. La messa in sicurezza è un'opera urgente. Autovetture in stato di degrado e rifiuti speciali pericolosi. I militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara hanno individuato e posto sotto sequestro nel comune di Crecchio un'area di 470 metri quadrati in cui sono stoccati numerosi autoveicoli fuori uso e abbandonati sul terreno. L'attività investigativa ha permesso di accertare l'illecita gestione dell'area e l'effettiva presenza di autovetture inidonee alla circolazione in palese violazione della normativa ambientale. Al termine del controllo è stato disposto il sequestro preventivo dell'area e dei rifiuti speciali pericolosi non sottoposti alle operazioni di bonifica. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per aver violato il testo unico ambientale. Andiamo a Pescara adesso. Un immobile confiscato alla criminalità è stato messo nella disponibilità del comune che lo utilizzerà per ospitare i senza fissa dimora. Quella che oggi presentiamo è una delle iniziative che vale una consigliatura, perché noi 6 mesi fa abbiamo preso degli immobili dalla criminalità organizzata, li abbiamo ristrutturati e oggi li mettiamo a disposizione dei senza tetto. 20 senza tetto saranno ospitati in immobili che erano stati confiscati alla criminalità organizzata, sono stati acquisiti dal comune, ristrutturati, arredati, possono tutti quanti vederli, questi immobili sono stupendi e ci entreranno persone che fino a ieri erano in mezzo alla strada, abbandonate e comunque oggi seguite dai servizi sociali, da quella rete di solidarietà della nostra città che è eccezionale e che riesce a dare risposte a tutti quanti. Oggi mettiamo un bel tassello di solidarietà, di socialità, di comunità di cui essere fieri. Pescara è una delle prime città in Italia che fa un'operazione del genere, la fa con tempi velocissimi perché noi 6 mesi fa abbiamo ottenuto questi appartamenti che erano distrutti e oggi sono dei gioielli in cui entreranno delle persone che fino a ieri purtroppo avevano perso la loro dignità e che invece oggi, grazie al Comune di Pescara, grazie ai servizi sociali, grazie a quella rete di solidarietà che c'è nella nostra città, la riconquisteranno questa dignità. Tutti senza fissa dimora che tra qualche giorno verranno ospitati in questo immobile che era stato confiscato alla criminalità sono stati sottoposti a tampone, nelle prossime ore ci saranno i risultati. Una bella iniziativa comunque. Sì, una grande soddisfazione perché abbiamo studiato in ogni minimo dettaglio sia per la loro salute e sia per tutti quelli che abitano qua vicino, per la sicurezza di tutte queste persone. Quindi a breve avremo i risultati di questi tamponi e ci auspichiamo che siano negativi e poi potranno entrare in questa casa. Gli agenti di commercio sono stati penalizzati nell'ultimo decreto legge, a dirlo è il presidente dell'ATSC Franco Damiani. Commercio frenato dall'emergenza coronavirus e a pagarne le spese sono anche gli agenti di commercio. Il presidente dell'ATSC Franco Damiani ci spiega perché la categoria è stata penalizzata nel decreto rilancio. Anche qui siamo stati penalizzati dall'istituzione perché l'articolo 25 che prevede un'indennità pari al 20% delle perdite provvigionali del mese di aprile, purtroppo la nostra categoria non ci rientra perché siamo iscritti a un ente previdenziale che è il secondo pilastro nostro. Questa è una stortura proprio dell'istituzione che noi come associazione ci stiamo adoperando già da ieri per cercare di fare un emendamento e per cambiare questo regolamento, perché è assurdo che tutte le partite IVA, i titolari di lavoratori autonomi possano usufruire di questo vantaggio a livello nazionale e gli agenti di commercio sono stati esclusi. Secondo
associazioni di categoria occorrono maggiori interventi anche da parte della Regione, a cui chiede risorse immediate. Già la Regione in questo momento per investimenti ha messo un bando per 5.000 euro a fondo perduto a fronte di acquisti di materiali per il lavoro, quindi computer, iPad eccetera, ma il problema in questo momento non è soltanto investire ma è avere una risorsa immediata. Durante il lockdown la maggior parte degli ordini alle aziende è stata bloccata, facendo perdere le provvigioni degli agenti di commercio, che però si sono adattati a lavorare per l'emergenza. In questo periodo di quarantena i nostri colleghi non è che sono stati lì fermi a casa a girarsi i pollici, quasi tutti diciamo hanno mantenuto la relazione con i clienti. Poi c'è anche una professione però che si è rinnovata, ci sono molti agenti di commercio che nello stesso tempo, avendo acquisito una relazione con il cliente, si sono rinnovati con nuovi prodotti. Faccio un esempio, ci sono agenti di commercio che erano nel settore abbigliamento, avendo una relazione col cliente sono riusciti a proporre e a concludere promozioni e affari con prodotti tipi di emergenza di protezione individuale, quale gel, quale colonnine, quale mascherina e così via. Questa mattina all'Aquila, in Consiglio regionale, FIM CISL, FIOM CGL, WILM UIL e RSU hanno incontrato i vertici della Regione Abruzzo per discutere della complicata vertenza ATR di Colonnella. I sindacati hanno esposto le preoccupazioni per il presente dei 150 lavoratori che vantano ancora 5 stipendi arretrati e per il futuro produttivo ed occupazionale dello storico sito industriale vibratiano. Si è tracciato anche un percorso condiviso con le istituzioni regionali per la prosecuzione della cassa integrazione in scadenza il prossimo 6 giugno. In tal senso l'assessore Fioretti si è impegnato a convocare già la prossima settimana un tavolo così da evitare lungaggini burocratiche e consentire ai dipendenti di percepire un ammortizzatore sociale che li sostenga in questa fase difficile. Il presidente Marsiglio ha garantito il suo impegno per una convocazione ed un confronto con tutti gli attori, tra cui i curatori fallimentari, che possano consentire di definire quali potranno essere gli scenari futuri dell'ATR e quali azioni mettere in campo per sostenere il rilancio. La delegazione sindacale ha però ribadito che nessuno potrà sfuggire di fronte alla responsabilità politica di tutelare le risorse economiche e professionali che l'azienda e con essa la provincia di Teramo possiede. E a tal proposito ascoltiamo il consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe. Abbiamo discusso dei tantissimi problemi dell'azienda, ma soprattutto dei lavoratori che non percepiscono lo stipendio da oltre 5 mesi. C'è stato un impegno della Giunta regionale che è quello di attivare immediatamente la cassa integrazione prevista dal decreto Covid e così anche un'attivazione e soprattutto un impegno forte con i commissari, con i rappresentanti sindacali, con il sindaco, con i rappresentanti territoriali per approfondire e sostenere con forza i tanti lavoratori che stanno battagliando insieme ai sindacati da tanti mesi per avere almeno lo stipendio assolutamente meritato e legittimo. Negli ultimi 3 mesi nel comune di Teramo la raccolta differenziata è crollata di oltre 10 punti in percentuale. La Team non intende più ritirare i bustoni neri lasciati in strada mentre il Consiglio Comunale approva il nuovo regolamento di igiene urbana. Tania Bonnici Castelli. I teramani non differenziano più, o quasi. La raccolta diversificata porta a porta nel comune di Teramo scende drasticamente negli ultimi 3 mesi di circa 10 punti in percentuale, passando dal 69% al 57%. La Team, la municipalizzata deputata allo smaltimento dei rifiuti urbani di Teramo, dice basta alle buste nere, conferite in strada e dentro le quali ci sarebbe di tutto, anche l'organico. Così nessun sacco è stato prelevato e ieri la città versava in uno stato pietoso di discarica a cielo aperto. È dovuto intervenire il comune, intimando comunque alla Team la raccolta dei sacchi neri per evitare problemi igienici. Dalla prossima settimana però torna la linea dura e per l'indifferenziato si potranno usare solo i mastelli. Teramani incivili? Io li definirei teramani pigri. Mi piace pensare che ci sia un margine di positività. Quello che è successo la settimana scorsa è sicuramente un episodio gravissimo. Però veniamo fuori da un momento duro di isolamento e quindi anche di non condivisione degli spazi.
abbiamo chiesto alla Team, al gestore attuale, di raccogliere comunque nelle giornate. Nella giornata successiva abbiamo dato mandato di raccogliere comunque quelli che erano i rifiuti abbandonati all'interno dei sacchi neri, al di sotto delle abitazioni. È chiaro che dalla settimana prossima non sarà più tollerato alcun errore. Ora però purtroppo chiediamo uno sforzo ai nostri cittadini di impegnarsi, perché probabilmente la pigrizia, l'inerzia, ripeto, la non condivisione degli spazi e quindi non guardare la città con occhi amorevoli ci ha portato a tornare fortemente indietro rispetto a quelli che erano gli standard di fine gennaio, perché avevamo una percentuale di raccolta differenziata pari al 69%, che nel giro di 3 mesi è scesa drasticamente di 10 punti percentuali. Intanto il Consiglio Comunale approva il nuovo regolamento di igiene urbana che prevede le isole ecologiche nelle frazioni e il sindaco D'Alberto pubblica la foto di una donna che butta in una strada adiacente al Corso San Giorgio un vecchio water. La gestione dell'emergenza sanitaria, ma anche le linee guida sul rilancio della città di Pescara e delle sue aree strategiche. Questi temi trattati ieri sera nel corso del direttivo del PD proprio di Pescara, che si è svolto alla presenza dei vertici regionali. Moreno Di Pietrantonio, poche ore fa c'è stata la direzione del PD di Pescara alla presenza dei vertici anche regionali del partito. Si è parlato della gestione della prima fase dell'emergenza coronavirus, ma anche delle strategie che il PD vuole mettere in campo per la città di Pescara. Diciamo all'amministrazione comunale di dare indicazioni precise che fino ad oggi non aveva dato per tutte le attività commerciali, per l'ampliamento del suolo pubblico e poi per esonerare tutti dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, che tra l'altro è previsto dal governo. Altra cosa che diciamo, limitare gli orari non ha senso. In estate limitare gli orari alle attività ricreative, ai bar, ai ristoranti, alle pizzerie, davvero non ha senso, quindi bisogna togliere quel limite di orario. Poi dopo abbiamo anche affrontato soprattutto le aree, come rilanciare le aree strategiche della città, a cominciare dal Parco Nord, quella che oggi è chiamata Master Plan Porta Nord. Noi diciamo che quell'area, quell'oasi verde, va recuperata completamente, ci sono delle porzioni all'interno private, ebbene queste devono essere riportate alla disponibilità dell'amministrazione pubblica per poter davvero fare una rigenerazione di questa oasi verde, con il progetto che poi ha sviluppato l'architetto Tommaso Di Biasi di avanzamento, addirittura questo avanzamento della pineta verso il mare, arretramento della viabilità. Altro punto importante, sull'area ovest della città c'è bisogno anche lì di acquisire la proprietà del cementificio, che oggi è in mano dei privati, acquisirla da parte dell'amministrazione comunale e rilanciare con un grande progetto europeo, oltre all'individuare definitivamente l'ubicazione della nuova sede della regione Abruzzo. Noi abbiamo indicato l'ex diciamo Fater, Palazzo Fuxas, che potrebbe sicuramente essere adibito a sede della regione, anche se non ha ancora i metri quadri sufficienti, ma è possibilissimo realizzare una porzione a fianco che completerebbe appunto la richiesta di metri quadri. L'area dell'università, con l'acquisizione della caserma dei Vigili del Fuoco, in modo da allargare proprio le possibilità dell'Università d'Annunzio a Pescara, e poi dopo tutta l'area portuale con i progetti e i finanziamenti che già sono stati fatti copiosamente da parte della passata amministrazione regionale di centro-sinistra, oggi c'è bisogno solo di portare avanti. Maurizio Dionisio, direttore generale dell'ARTA, Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, torna al vertice in piena emergenza Covid e lancia il monito di non abbandonare guanti e mascherine che facilmente finiscono ad inquinare le acque fino ad uccidere molte specie ittiche. Avvocato Dionisio, il nuovo direttore generale dell'ARTA, con quale spirito si comincia questo lavoro? Ho lasciato il 27 luglio del 2005, per me oggi è come se fosse il 28 luglio, è il giorno dopo, in realtà una grande famiglia che mi ha accolto con lo stesso entusiasmo degli anni 2000, quindi poca differenza se non un nuovo e più, come posso dire, vigoroso spirito per le migliori attività
attività di questa importante agenzia della Regione Abruzzo. Prende questo incarico in un momento difficile per la sanità a causa della pandemia, per la salute pubblica. L'ARTA si occupa di salute pubblica. Quale potrebbe essere il suo ruolo nell'ambito Covid e post-Covid? Una grande attenzione per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo avuto delle segnalazioni per quanto riguarda la quantità di mascherine, ma anche di guanti in lattice che si sono riversati in mare. I pesci più voraci, scambiandoli per seppie, a volte per calamari, li ingeriscono, e purtroppo questo potrebbe alla lunga creare un grande problema per la salute dei nostri mari e soprattutto per la salute della fauna ittica. Ecco, grande attenzione sullo smaltimento, ma anche attenzione sulle acque laddove, almeno ci sono degli studi in tal senso, possa dimostrarsi una presenza di virus all'interno delle acque. Parliamo di sport, di calcio adesso. Il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso per la cristallizzazione dell'attuale classifica in Serie D con le prime dei 9 gironi che saranno promosse in Serie C e le ultime 4 retrocesse in Eccellenza. L'ultima parola però spetterà al Consiglio federale. La Serie D ha individuato quali saranno le squadre destinate a lasciare la quarta serie nazionale per tornare nei rispettivi campionati di eccellenza. Saranno le ultime 4 dei 9 raggruppamenti individuate, cristallizzando la classifica al momento dello stop del torneo. E quello che la graduatoria diceva dopo l'ultimo turno disputato lo scorso 1 marzo è una mazzata per l'Abruzzo. Due formazioni allo stato attuale, Chieti e Avezzano, sarebbero retrocesse. I neroverdi penultimi a quota 18 punti e i biancoverdi terzultimi in coabitazione con la San Giustese, condannata anch'essa all'eccellenza marca. A quota 20. La quarta è la Jesina a fanalino di coda, che di punti a quella data ne aveva 13. Due abruzzesi dunque e due marchigiane che raggiungerebbero mestamente la categoria inferiore con i marsicani, che poche ore prima avevano, per bocca dello stesso presidente Gianni Paris, dato l'addio al tecnico Liguori, che con la stagione conclusa non avrebbe visto rinnovato il rapporto con la società. E non ci sarà esonero nulla, perché il contratto era legato alla stagione in corso, quindi non sarà rinnovato. Liguori, grande uomo, soltanto tanto troppo sfortunato, perché sia nella prima fase che in quella di ritorno non è stato in grado di dare quella che era la spinta sperata dal presidente Paris. Peraltro Paris non aveva affatto smentito le voci che vorrebbero niente meno che Marco Sansovini in procinto di sedersi in quella che sarebbe la sua prima esperienza da allenatore sulla panchina marsicana. Credo che lui sia un uomo anche che possa veramente creare quell'entusiasmo in una piazza che vive di calcio, per creare qualcosa di veramente importante. Io non lascerò nulla di intentato per rimanere in Serie D dal punto di vista formale. È chiaro che oggi vivo un giorno speciale. Ma è evidente che questi saranno discorsi che dipenderanno molto dalla categoria che l'Avezzano disputerà, e allo stato attuale è l'eccellenza. Dalla serie minore, oltre alle prime 28, tra cui ad esempio c'è il Castelnuovo, saranno ripescate altre 8 società, molte delle quali potrebbero arrivare proprio dall'attuale Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha anche discusso dei termini sulla nuova stagione. Il campionato potrebbe iniziare in leggero ritardo, data prevista domenica 20 settembre, e non la prima domenica dello stesso mese come era stato nelle ultime annate. Il tutto sarà valutato comunque più avanti. La Lega avrebbe anche deciso di riprendere la Coppa Italia interrotta in questo campionato, competizione nella quale mancano ancora 2 partite per assegnare il primo trofeo dopo lo stop per il Covid-19. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.